Ciao! Oggi andiamo in Egitto, più precisamente nell'antico Egitto, e ti presento le statue dei grandi re, dei grandi faraoni egiziani. Io sono Arte Concas e ti racconto i segreti dell'arte. Vuoi venire con me al Museo Egizio di Torino per scoprire la Galleria dei Re? Andiamo, dai, vieni con me! Oh, che meraviglia il Museo Egizio! È un museo davvero incredibile! E quante meraviglie puoi vedere! Ecco, lo sai che dentro il Museo Egizio puoi vedere tantissime statue degli dei egizi? Eh già! Perché gli antichi egizi non solo li disegnavano sui grandi sarcofagi delle mummie, ma i faraoni facevano realizzare delle statue di pietra enormi, gigantesche. E proprio al Museo Egizio si trova una sala bellissima. Si chiama la Galleria dei Re. Questa è una delle sale più importanti e più belle del Museo Egizio di Torino, perché ci sono tantissime statue colossali di faraoni, sfingi e anche la dea Sekhmet. Sai che questa dea aveva il corpo di una femmina ma la testa di un leone? La vuoi vedere? Eccola, lei è la dea Sekhmet. Non è buffa? Ma aspetta, aspetta, sai chi era Sekhmet? Era una dea guerriera che combatteva sempre al fianco dei grandi faraoni. La storia racconta che la dea Sekhmet era un po' monella, voleva sempre che ci fosse il caos, la guerra e la confusione. Allora, un giorno il suo papà, il dio Ra, ha deciso di fermarla facendole un bello scherzetto. Sai quale? Ha preparato una potente pozione magica molto molto gustosa e quando la dea Sekhmet la beve, puff! Il nasino da leonessa diventa rosso e oh mamma, ci vede doppio! Caduta in un sonno profondo, quando si risveglia non c'è più la guerra e non c'è più confusione. Ecco, era proprio colpa di quella monellaccia di Sekhmet. Vuoi sapere quante statue della dea Sekhmet ci sono al Museo Egizio? Non una, non due e nemmeno tre, ma ben 21 statue! Wow! Ehi, ma aspetta, non ho mica finito, Perché c'è un'altra statua importantissima, una delle più famose di tutto il museo. Vuoi scoprire qual è? È la statua di Ramses II, uno dei faraoni più importanti di sempre, al punto da essere chiamato Ramses il Grande. E in effetti grande, è vero? Pensa che è anche il simbolo del Museo Egizio di Torino. Oh, sono così tante le cose ancora da vedere nel Museo Egizio, ma per oggi ho finito. Ah, ma quanto è bello però scoprire i grandi segreti dell'arte. Se ti è piaciuto questo video, cosa aspetti? Vieni a scoprire con me i segreti dell'arte. Ti racconterò dei grandi artisti, dei loro capolavori, dei musei e delle bellezze in giro per il mondo. Iscriviti al mio canale e diventa anche tu un Arte Concas Kids.